Sarebbe alto tradimento se qualcuno, senza interpellare il Parlamento che è sovrano, che rappresenta il popolo sovrano, avesse nei mesi scorsi dato il suo ok per trasformare il fondo salva stati in un fondo ammazza stati. Quando invece si partecipa ai tavoli a propria insaputa e poi si disconosce addirittura e non si capisce quello che si era studiato, si fa finta di nulla e si scopre per suscitare scandalo, delirio e si assumono questi atteggiamenti, quelli non sono atteggiamenti responsabili. Difendiamo tutti gli interessi nazionali, maggioranza e opposizione, altrimenti è un sovranismo da operetta. E giunse l'ora della polemica sul MES, che sta per Meccanismo Europeo di Stabilità, più noto come Fondo Salva Stati, pensato al tempo della crisi greca nel 2010 e istituito con un trattato firmato il 2 febbraio del 2012. Si tratta di uno strumento dell'Unione Europea per dare assistenza ai paesi della zona euro che si trovano in difficoltà finanziarie. Attraverso il MES possono essere concessi prestiti, acquistati titoli di debito, si fornisce assistenza finanziaria, si interviene sulla ricapitalizzazione di banche e istituzioni finanziarie, si concedono prestiti ai governi. Tutto questo però a patto che sia rispettato un piano di risanamento economico basato sull'analisi di sostenibilità del debito pubblico, un'analisi che al momento spetta alla Commissione europea insieme al Fondo Monetario Internazionale e alla Banca Centrale Europea, la cosiddetta Troica. Il MES ha un capitale autorizzato di 700 miliardi di euro, ma gli Stati membri ne hanno versati solo 70. 14 miliardi li ha messi l'Italia, soltanto Germania e Francia versano di più. Tra il 2010 e il 2015 il MES è intervenuto in 5 paesi, Grecia, Irlanda, Portogallo, Spagna e Cipro. In cambio degli aiuti, i rispettivi governi hanno dovuto mettere in atto una serie di riforme sotto il controllo della Troica. Da un paio d'anni è in corso un negoziato per riformare il MES. Il nuovo trattato dovrà essere ratificato dai parlamenti di tutti i 19 stati della zona euro. E qui è scoppiata la tempesta, cioè quando sono trapelate le condizioni per accedere agli aiuti. Non essere in procedura di infrazione, deficit inferiore al 3% da almeno 2 anni, rapporto deficit-PIL sotto il 60%. E questo è il problema per l'Italia, visto che il rapporto debito-PIL ammonta quasi il 135%. E dunque l'allarme. Per avere gli aiuti l'Italia dovrebbe procedere alla ristrutturazione del debito? Il solo annuncio, secondo Banca Italia, potrebbe innescare manovre speculative sui titoli di Stato, con ricadute sui risparmiatori. Risultato? Rimpallo di responsabilità fra Lega e Conte. Il Movimento 5 Stelle chiede a Luigi Di Maio di convocare un vertice di maggioranza fissato per domani. Deve arrivare a gettare acqua sul fuoco il ministro dell'Economia Gualtieri. Chiarisce che proprio grazie all'insistenza dell'Italia nel nuovo trattato non è prevista la ristrutturazione del debito. Il ministro riferirà in aula il 27 novembre. Poi toccherà a Conte il 10 dicembre, quando riferirà in Parlamento alla vigilia del vertice europeo.